C'è qualcuno in ascolto? Mi sembra proprio di che non vada. Ok, forse ci siamo. Giorgio, perfetto. Stavo ben guardando. Mi vedi, mi senti, quindi ci siamo. Ok, allora aspettiamo un attimino che si collegano tutti. Fantastico. Ho poi sbagliato qualcosa perché non vedevo nulla. Stanno salendo, sì, stiamo arrivando tutti. Bene, 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 bene. Grazie Giorgio. Ciao Ivana, sei la prima. Ciao cara Maria Grazia, benvenuta. Eccoci qua. Buona serata a te, speriamo sia una bella serata. Sì, stiamo salendo rapidamente, Maria. Un pochino il tempo per tutti di arrivare un sabato sera insieme tutto nostro. Ok, stiamo salendo. Fantastico. Benissimo. Ciao Daniela. Ciao cara. Ciao Sergio. Benissimo, fantastico. Benvenuta Gabriella. Ciao Gina, benvenuta. Ezio, molti volti nuovi, vedo. Fa piacere. Anna, cara, ciao. Benissimo. Dunque, stiamo continuando a salire, però direi di partire. Abbiamo dato un po' di tempo per tutti per collegarsi. Allora, un sabato sera insieme, buona diretta, speriamo che non ci siano interruzioni. Io anche Anna l'ho detto, visto che in questo periodo, soprattutto con quello che è successo, ci sono molti problemi di connessione. Se dovesse cadere la linea, io faccio minimo tre tentativi, quindi sappiatelo che dopo tre tentativi, se proprio non riesco, mollo. Ecco, facciamo delle cose logoranti. Noi cerchiamo di fare tutto il possibile, speriamo che vada bene. L'altra volta è andata benissimo, quindi non ci sono state interruzioni fino alla fine. Sì, alla fine, però ormai avevamo praticamente finito. Ciao Laura, benvenuta, Cinzia, Silvia, Alessia, cara, bravissima anche lei a fare metafonia. Rocco, fantastico, Eli, Stefania, Sergio, ciao caro. Allora, siamo tutti qua, un sabato sera tutto nostro da dedicare alla metafonia, questa splendida cosa che è la metafonia. Ho scritto Metafonia e la fede perché in questo momento penso che ognuno di noi debba fare nel suo piccolo qualcosa per tutti gli altri e quindi io faccio questo abbastanza bene, quindi direi che il mio modo per aiutare, per stare vicino alle persone, è dare un attimino di speranza per elevare tutte queste nostre vibrazioni, perché questa cappa di dolore terribile di quello che sta succedendo, di quello che vediamo, è pesantissima, è pesantissima. E quindi tutti siamo angosciati perché è inutile nascondercelo, no? E quindi questo è un modo per star vicini. Per capire che comunque non siamo proprio sole, nel senso che comunque anche nei momenti più disperati Dio ci aiuta sempre e io ne ho avuto personalmente la prova nei momenti di difficoltà più estrema, quando la mia vita era veramente in pericolo, inaspettatamente ho ricevuto dei messaggi veramente bellissimi di sostegno, di aiuto, di speranza, quindi voglio dire a tutti voi che grazie a Dio non siamo mai soli. Ecco, nei momenti più brutti ci sembra di essere soli, di abbandonati veramente, no? Anche Gesù sulla croce si sentiva abbandonato dal suo padre, ma così non era. E quindi anche per noi è la stessa cosa. Quindi io ho avuto dei messaggi anche riguardo a questa situazione e mi hanno detto che questa cosa finirà, però parole proprio loro adesso ve lo dico proprio. Perché non vi faccio sentire il messaggio perché sennò portiamo tempo al resto. Allora, il messaggio chiaro che dice: corretto, bisogna stare a casa, ok? Quindi ribadiscono un concetto che dicono in tutte le maniere, ma molte persone fanno fatica a
insomma, mantenere questa cosa, no? Tenerla con un'imitazione di propria libertà, ovviamente. Tenerlo ben chiaro, dicono, noi apprezzare, termina, come per dire, questa cosa comunque avrà una fine, anche se adesso non la vediamo assolutamente. Dio non viver più senza, quindi proprio di non viver più senza Dio. La speranza è Dio provvede, ok? Quindi di non far morire mai noi la speranza, mai, 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 anche nei momenti più cupi, e Dio provvede, no? Come se rispondesse sempre quando tiriamo le sue vesti, no? Non è vero che non siamo soli, ecco quello che voglio dire. Quindi questo è un messaggio che ho ricevuto proprio su questa situazione. Quindi ribadiscono che loro ci stanno aiutando, che ci sono vicini. Sono sicuro che illumineranno le menti di tanti scienziati, medici, e si troverà la soluzione. L'umanità ha passato altre pandemie e ne è uscita comunque, quindi ce ne usciremo anche noi. Però dobbiamo sempre avere fede, pregare, pregare veramente. Io lo faccio anch'io, io dico spesso il rosario e dico sempre anche per questa situazione. E oltre che per i nostri cari, insomma, per tutto, e sono convinta dell'importanza della preghiera. E come sono convinta altrettanto che la metafonia, per essere seria, per essere fatta bene, deve essere fatta con fede, proprio con fede. Non esiste altro metodo. Ecco, insomma, chi la fa così, diciamo, per sperimentazione, così, insomma, tanto per. Sì, viene qualcosa, però sono sempre messaggi limitati, sono sempre cose abbastanza banalotte, insomma, perché poi i simili attraggono i simili, quindi capite quello del discorso. Quando uno entra un attimino veramente nel bisogno e nella necessità, sia per un lutto, sia per una situazione di grave come in questo momento, se si avvicina con umiltà, con serietà, con fede, i risultati ci sono. Ecco, io proprio ieri ho avuto un contatto con una mamma ed è stato bellissimo perché è arrivato suo figlio con la sua voce che aveva in vita, e questo è stupendo quando succede. Non succede sempre, purtroppo, succede una volta su 10. Non so perché, però è così. E devo dire la verità, posso dirvi che è un'emozione grandissima, grandissima. Io in questo momento sto, insomma, faccio le cose come posso perché siamo tutti obbligati a casa, quindi questo metodo lo uso per aiutare tante persone, perché chiaramente focus a tanti ascoltatori, quindi in qualche maniera riesco a raggiungere un po' tutti. Ovvio che i messaggi non li possono ricevere tutti, cosa che vorrei col cuore, ma proprio è matematicamente impossibile, sia per lo spazio che diamo a loro, sia per la tempistica. Quindi qualcuno viene accontentato, e fra di voi ci sono persone che sono state accontentate, altre purtroppo no, ma non dipende da me, è quello che voglio dirvi. Io ci metto sempre la mia buona volontà, il mio impegno, la mia serietà, però ovviamente questa cosa non è governabile da me, io lascio aperto e chi ce la fa arriva. Ecco, altra volta, per esempio, quando è caduta la linea, è arrivata una ragazza che peraltro so di chi è figlia, dicendo: sono qui in tanti, siamo qui in tanti, no? Perché tutti cercavano, volevano parlare, però il tempo poi non c'è più stato perché è caduta la linea. Quindi ecco, quello che io volevo dirvi è proprio questo, no? Avvicinarsi sempre con fede alla metafonia, per avere dei buoni risultati. Ecco, dei buoni risultati vuol dire veramente che siano delle carezze di Dio, di consolazione. Ecco, è questo che voglio dirvi. Poi si può avere anche dei contatti, come posso dirvi, anche con dei maestri, no? Io non li ho mai cercati, ma nel momento del bisogno sono arrivati spontaneamente. Ecco, questo che mi è successo. E quindi per me, io ho il massimo rispetto, ecco, per la metafonia, è questo che volevo dirvi. Quindi quando dico metafonia e fede, questo binomio per me è imprescindibile, non esiste diversamente. Tra parentesi, io ho imparato da Riccardo Di Napoli, che era un mio caro amico, e anche lui seguiva la stessa linea. Ecco, insomma, non l'ho mai, diceva sempre a Dio piacendo, no? Che è un modo molto carino per dire questa cosa. E infatti così è, così è. Quindi io ho ricevuto anche oggi tutti i vostri messaggi, a tutti ho detto la stessa cosa. Io non lascio aperto e chi può venire viene. Poi, se qualcuno vuole
proprio avere un contatto diretto, perché che io mi dedichi solo a lui o a lei, e a questo punto mi messaggiate in privato, io vi do, ci mettiamo d'accordo, vi do il telefono in qualche maniera, come facciamo le dirette pubbliche, le faccio. Chiaramente dovete immaginare che c'è tanta gente, quindi non sarà magari subito, sarà una cosa che andrà più in là. Comunque io cerco sempre di aiutare tutti, chi mi conosce lo sa. Quindi volevo adesso vedere se c'era qualche domanda, se no io poi partivo con le mie cosine. Qua siete tantissimi come sempre, Cecilia, Cinzia, cara, Patrizia, ciao tesoro, Shaji, buonasera, non vedo l'ora di conoscermi. E purtroppo facciamo tutto in via telematica, è così, Salvatrice, Patrizia, ciao carissima, Cecilia, Giuliana, tante persone mi seguono, le conosce. Concordo, l'umiltà la preme il mondo spirituale, dice Maria Grazia Linda Schettini, è vero, è proprio vero. Lei è una signora che ha fatto un percorso bellissimo e quindi sa esattamente quello che sono gli ingredienti per affinché questa cosa venga bene. Ivana, avere un messaggio per me. Ivana, lasciamo aperto, vediamo chi arriva, io con tutto il cuore. Manuela. Tutti chiedo un messaggio perché siete in tantissimi, però vedete quanti siete. Bene. Ciao Ida, ti ho contattata a Roma al convegno, sei molto, stata molto brava, Cinzia D'Ambrosio. Ah, mi fa piacere, il convegno di Roma, sì. Io non mi ricordo di te, ma tu ti ricordi di me perché c'era una marea di gente, se al convivio c'erano, non so, 400 persone, è una cosa pazzesca. Quindi io ti seguo sempre e spero che arrivi sempre. Questa è Patrizia. Io ti seguo sempre e spero che arrivi sempre la mia mamma, ma sono felice lo stesso quando sento che arriva qualcuno e fa felice un suo familiare. Vedi, sei molto brava Patrizia, perché tante volte, io lo dico sempre, anche attraverso i messaggi degli altri. Comunque si può imparare perché quello che dicono può essere un insegnamento anche per noi, anche se non è proprio diretto a noi. Io tutto quello che io so, non so che ho imparato, insomma che ho capito, non l'ho imparato attraverso i libri o sono andata al college, no, no, non è così. Io ho proprio imparato sul campo con i loro messaggi, per me la mia scuola è stata quella, capito? Io loro quello che mi hanno detto, da questo ho capito più o meno com'è l'aldilà, che mi parlano di piani di evoluzione, che hanno dei compiti, che però a qualsiasi momento noi li pensiamo con amore, creiamo questo ponte, che sia questo ponte d'amore, e loro vengono subito da noi. Spesso mi dicono: sono in casa con i miei familiari, sono sul divano. Anche ieri questa mamma gli diceva: mamma, ti massaggio, ti guardo negli occhi, il mio sguardo quando ti addormenti. Lei infatti ha confermato questa cosa, che lei quando si addormenta pensa sempre allo sguardo di suo figlio, cerca lo sguardo di suo figlio con la memoria. Quindi loro sentono tutti i nostri pensieri, quello che diciamo. Anche ieri, voglio dire, arrivavano delle risposte di cose che aveva parlato durante la giornata, no? Quindi non sono da un'altra parte, ecco, questo è quello che volevo dire. Noi spesso commettiamo l'errore di pensare loro al cimitero, andiamo a trovarli come se loro fossero lì a aspettare noi, no? Invece spesso arrivano lì perché noi li chiamiamo col nostro amore e appena noi ce ne andiamo tagliano la corda anche loro da lì perché non gli piace neanche a loro sicuramente quell'ambiente, è proprio triste anche per loro. E quindi è giusto che tenere le tombe correttamente pulite, in ordine, lo faccio anch'io. Anch'io di mio papà vado, ma vado raramente quando so che è in ordine, perché comunque so che mio padre non è lì. Ecco, tutto lì, quindi lo penso in casa, gli parlo, gli do un bacio, e intanto anche quando sono in macchina magari sento qualche, perché io sono un pochino più fortunata, ho delle sensazioni, quando sento qualche di queste sensazioni so che sono lì vicino a me. E quindi glielo dico, no? Gli parlo normalmente, dico papà, sei qui con me, andiamo assieme, andiamo di qui, andiamo di là. E quindi insomma, farli sentire ancora partecipi della nostra vita, ma non perché noi dobbiamo consolarci così in maniera vana, perché non è che vi sto dicendo delle cose per consolarvi, vi sto dicendo delle cose che sono reali, che io ho avuto la prova mille volte nella mia vita e chi ha letto il mio libro sa le cose straordinarie che mi sono successe, veramente straordinarie, quindi di avere visioni, di averli visti, di avergli parlato, quindi ragazzi, come si fa a dire che non è una cosa reale? Chiaramente non è per tutti, c'è chi io sono probabilmente nata così, sicuramente il fatto di aver avuto un'esperienza di premorta a 17 anni mi ha aperto proprio un canale, perché da lì poi le cose sono sempre andate sempre di più, capito? Sempre crescendo queste
come posso chiamarli, doti, boh, io dico responsabilità, io dico, perché secondo me queste sono responsabilità. Perché dico sempre che da un grande potere, ok, deriva sempre una grande responsabilità. Quindi io sono conscia delle cose che possono succedere, che possono fare, e però sento la grande responsabilità, no? Perché io potrei vivere serena per fatti miei, non metterci la faccia egoisticamente, perché starmi a stancare o, capito? No, potrei benissimo non farlo, invece lo faccio appunto perché ho la responsabilità, se mi è stato dato questo compito, lo devo portare avanti. Ecco perché sono qui adesso, perché di solito diretta ne facevo una al mese, no? Visto che il periodo è tosto, ho detto facciamo qualcosa in più, no? Quindi ho chiesto gentilmente di fare qualcosina in più, probabilmente farò qualcosa anche sulla mia pagina, che è il gruppo Metafonico Alfa, prossimamente farò qualcosa anche lì, fino a quando c'è questa situazione di peso e di questo virus, e poi anche le persone che hanno bisogno, l'aiuto, insomma, ecco, quindi. Questo è tutto il discorso. Andiamo avanti qua. Allora, questa è Patrizia, abbiamo detto. Ciao Giovanna. Eh sì, lo so Giovanna, lo stesso rispetto ed educazione che si deve avere qui sulla Terra. Lo so, sarebbe molto bello. Ciao caro Roberto, anche lui è un bravissimo metafonista. Pina, ciao cara. Pina, per esempio, due volte è riuscito a ricevere il messaggio da suo figlio, una volta pubblicamente, una volta mi è successo a me così a casa e mi è arrivato, quindi l'ho chiamata. E succede così, eh. Vorrei sentire il mio papà, Sandra e tesoro. Speriamo. Ciao Mario, Mariella, Ilde, c'è che chi c'è per me, la mia famiglia dall'oltre. Ci saranno tutti, vediamo se riusciamo però a farli parlare. ci sono sempre, sempre, sempre. Ciao Ilde, buonasera. Perché poi girano i messaggi, quindi non riesco a vederli tutti. Speriamo, Dalis, che ci sia qualcuno anche per te. Vedete, tutti ognuno vuole giustamente i fratelli. Laura dice due fratelli lassù, Leonardo e Domenico. Siete tantissimi, tutti hanno bisogno di avere un messaggio. Noi adesso ci mettiamo al lavoro e vediamo cosa arriva. Nakita, sentire mia figlia Nakita. Mio figlio Lorenzo, vedete quanti genitori che ci sono. Ciao Ilde, sai che ieri Gianluca è venuto anche con Lilla e si è presentato da solo. Rita, ah, mi fa piacere, ma molto mi fa piacere. Abbiamo aperto la diga. Abbiamo aperto la diga. Io spero di sentire mio marito. Ah, il figlio della mia amica Daniela, anche lei era venuto qua in una diretta, il figlio di Daniela è arrivata, che io non la conoscevo, ci siamo conosciuti proprio in questa occasione telefonicamente. Mio papà, guardate quante persone, vedete quante sono, non potranno venire tutti, questo ve ne rendete conto da solo, però noi ci mettiamo la buona volontà, no? Se non sarà questa volta, sarà un'altra volta. Rita mi dice, ti ricordi Antonio, parlavo di un amico di mio figlio, questo non me lo ricordo. Grazie per quello che fai, grazie Patrizia. Buonasera. Allora, Marisa dice che do serenità, è vero, io do questa ma la serenità che ho dentro di me, perché vi assicuro che la mia vita è molto travagliata, ma molto, specie negli ultimi 2 anni è stata veramente una battaglia. Però ecco, anche questa battaglia comunque non mi sono mai sentita sola, ecco, veramente ho avuto dei messaggi bellissimi di sostegno, di guarigione, anche quando nessuno diceva, neanche i medici non si sbilanciavano, loro invece dicevano guarisci, guarisci, abbiamo bisogno che tu stia bene, cioè facevano proprio il tifo e devo dire che ci sono riusciti, ci sono proprio riusciti, e anche il dottore dice, lei è una miracolata, ve lo dicono anche loro, quindi vedete, alla fine non. E questo ve lo dico soltanto per dirvi che non siamo per niente soli, ecco, anche quando uno si sente veramente solo perché c'è troppo dolore sulle spalle. Io ho paura a chiedere, anche se vorrei togliere spazio agli altri, ma guarda, tanto guarda Claudia, è così, loro vengono come possono e sono in tantissimi, perché io sento già tutte le mie sensazioni e so già che loro sanno che c'è questo appuntamento. Candida. No, non bisogna, bisogna chiedere spontaneamente. Chiaramente ognuno di voi, mentre io faccio questa cosa, adesso io vi dirò insomma come fare, è come se noi creassimo tutti assieme un abbraccio d'amore, dico sempre, no? Quindi tutti voi vi mettete tranquilli,
Dovete proprio pensare, come posso dirvi, come se davanti a voi aveste una lavagna scura, vuota, che non c'è niente, cioè vuota completamente, come la vostra mente deve essere. Quindi voi fate il vuoto nella vostra mente totalmente. E questa è la maniera per connettersi, no? Quindi lasciare in qualche maniera soppitare i vostri pensieri, il vostro dolore, tutta questa cosa, e lasciare proprio in ricezione, come faccio io quando ricevo, mi metto in questo stato. Non è che penso a una cosa piuttosto che all'altra, no, tranquilla, io mi metto vuoto mentale, chiaramente faccio le mie preghiere, tutto il mio momento di, capito, di richiesta, di protezione, e questa cosa poi va a buon fine. Allora, bisogna chiedere, vengo spontaneamente, sei speciale, Giorgia, ciao carissima, che ho avuto tuo figlio l'altra volta, era proprio lui perché non c'erano altri Nicola. Speriamo, speriamo tutti. Guarda, se siete tantissimi, le chiese sono tantissime. Ciao Giovanna, vediamo un attimino. Prima volta che ti seguo, la tecnica usi per la metafonia. Io uso una tecnica che ho imparato da Riccardo di Napoli. Praticamente io abituo più di un metodo, si può fare vari metodi, si può fare con la radiolina. Vedete, questa è la radiolina normalissima. Io metto un canale, metto una canzone. Poi la rovescio e su questa vengono i messaggi. Oppure il metodo che usava anche Riccardo Di Napoli, io con la mia mano passo sul bordo del computer, la mia vela fa uno sfregamento chiaramente sulla plastica dura del computer, e da questo rumore saltano fuori le parole di senso compiuto. Ok? Chiaramente ci vuole più orecchio quando si fa col fruscio, perché le parole si compongono sul fruscio, eh? Cioè noi gli diamo una base e su quella base loro compongono. Quindi se è una canzone, chiaramente è una canzone per come viene cantata, se è un fruscio, è un fruscio. Quindi ci vuole un buon orecchio. I miei messaggi sono abbastanza chiari per quanto riguarda la metafonia. Chiaro, sono sempre, bisogna avere un buon udito, ecco, io ormai sono abituata, quindi mi sento subito, però è ovvio che una persona che la prima volta ha un attimino di difficoltà, però è proprio una cosa che bisogna abituarsi, perché poi ho visto anche persone che venivano da me. Dopo un po' di tempo mi dicevano sempre: no, io non togli neanche le cuffie, ho già sentito, perché si erano abituati a questo tipo di suono. Quindi questa è la tecnica che uso, Maria, tanto per farti capire, no? Ciao Maria Luisa, ciao Rocco, ciao Rosa, tutti i miei amori sono dell'altra vita, mio padre, mio fratello, quindi c'è una... Ciao Ricco, carissimo, un abbraccio. Marisa, Patrizia. Sono una persona, cerco di essere seria perché già è una cosa molto empirica, no? Quindi è facile, diciamo, essere presi in giro perché dici: ma quella lì, figurati, fa questa cosa col computer, a parte che lo fanno in tanti. Però io cerco di essere seria io come persona, col mio comportamento, quindi chi mi conosce sa perfettamente come sono, e quindi questa è la mia carta d'identità, nel senso. E cerco di trasmettere questa serietà. Io ho una vita normalissima, sono una madre di famiglia, ho i miei interessi, sono una pittrice, cioè, sono consigliere di Italia Nostra, sono stata consigliere comunale, ho una vita normalissima, sono una persona normalissima, però ho questa cosa, cioè queste qualità che sono innate in me e che mi permettono comunque di dare ogni tanto delle carezze alle persone, perché faccio da tramite, riesco a aiutare le persone. Questo è quello che posso fare, che è sempre poco. Chiaro che per una mamma che ha perso un figlio, se vorrebbe riabbracciare tutto, questo è sempre poco. Però alla fine tutto quello che io posso fare, un essere umano può fare, e quindi è far capire che ci sono ancora. Ecco, io per esempio nei messaggi, quello che loro mi dicono per me è legge, cioè, ma questo anche nei convegni, eh. Io delle volte magari ricevo dei messaggi, e magari le persone, quando dicevano delle cose, magari erano un po' personali, in mezzo a 300-400 persone si sentivano dire delle cose, si sentivano un po' imbarazzate, dicevano: no, ma non credo. Poi si sedevano. E poi si rialzava e fa: no, è vero, perché dopo si sentivano in colpa, che sapevano perfettamente che era così. Perché loro, quando dicono una cosa, è quella, cioè ho talmente fiducia nei loro messaggi che non metto mai in dubbio. È più facile che metto in dubbio se una persona che davanti a me non si ricorda, magari in quel momento non ha memoria o non sa una cosa, no? Devo dare dei riferimenti. Ad esempio, una volta ho avuto un ragazzo che voleva parlare con suo nonno. E si è sentito proprio l'abbaiare di un cane, c'era dentro proprio un cane che abbaiava. Dice: guarda, che il messaggio diceva: sono qua col mio cane. E lui diceva: no, no, mio nonno non ha il cane. Dico: guarda, che qua c'è un cane, l'ha detto. E poi si sente proprio l'abbaiare, gliel'ho fatto sentire. Anche lui dice: sì, in effetti. Poi, quando è andato a casa, ha parlato con sua mamma, ha scoperto che suo papà da giovane aveva un cane.
Quindi vedete, l'assoluta fiducia nel quello che ti dicono è così, è così. Quindi insomma, in questa maniera. Quindi qui adesso qui mi state tutti raccontando, però domande non ce ne sono, sono tutte persone che chiedono. È un po' lunga Anna spiegarti come si fa e come si deve fare. Ho capito quello che hai detto con la di là, ma lei e noi, ma lei e no, o noi capiremo chi c'è vicino. Certo, sarebbe un messaggio per lei, Anna, che lo capisce perché viene con dei riferimenti personali, perché di solito danno dei riferimenti o di fatti o di nomi per cui le persone si riconoscono. Quindi non avete domande, ma più che altro sono tutti messaggi di richiesta. Buonasera Roberta, la seguo per la seconda volta, le sue voci sono molto chiare, complimenti, sono anche io metafonista, uso tecnica ambientale o radio, uso la radio, il fruscio, come ho spiegato, non ho ambientale, delle volte mi arrivano i messaggi anche sulle foto, quindi anche sulla segreteria telefonica, io sono così, cioè è in questa maniera. La mia cuginetta, ciao Loredana, e quindi... Patrizia dice si fidano di me, sì è vero, perché sanno che quando io do un messaggio a me io lo consegno, anche se devo scavalcare mari e montagne io lo consegno. E quindi veramente io direi che siamo un ottimo numero, direi, siamo tantissimi, siamo più 144 persone, quindi mettiamoci all'opera come si suol dire, perché poi sapete che quella linea è quella che è, quindi è meglio che, ecco, che non facciamo... Partiamo subito. Allora, vi chiedo tutti, anche se siamo lontani, ok? Manuela, ho letto di... Vuoi tanto provare a fare metafonia, ma ho paura di entità negative. Non esistono entità negative. Se si fa seriamente, non esistono entità negative. Toglietevelo dalla mente. Non ho mai ricevuto messaggi brutti. Le persone attirano quelle cose che sono simili a loro, ok? Niente di negativo. Fidati. Mai, non è mai successo, mai. Le cose più brutte che ho ricevuto sono i messaggi di due persone che sono suicidate. Brutti per dire che non erano sereni rispetto a tutti gli altri. Ecco, perché di solito parlano di luce, parlano di gioia, dicono che non è un posto dove si sta benissimo, come si fa a stare male qua, sto veramente bene. Gli unici messaggi che mi hanno lasciato non brutti, ma comunque tristezza, erano due persone che si erano suicidate, che io peraltro conoscevo. E tutte e due erano ancora legate al loro corpo, quindi una era ancora al cimitero dopo 6 mesi, diceva che vegliava la sua salma, quindi non è un bel messaggio. Ecco, se vogliamo parlare di messaggi brutti, ecco, questo è stato un messaggio che non mi è piaciuto. Ecco, però non cose da film horror, ecco, dimenticatevele, dimenticatevele proprio, non è così. Questi sono discorsi completamente diversi, assolutamente. Quindi adesso ritorniamo a noi. Tutti assieme facciamo proprio un ponte grandissimo d'amore, tutti uniti, tutti forti, tutti compatti. Liberate la vostra mente da ogni pensiero. Se volete, chiudete gli occhi, come faccio io, che vi aiuta. Adesso, ognuno di voi, secondo il proprio credo, dice una preghiera di apertura. Io chiaramente farò una preghiera, chiederò la protezione dell'Arcangelo Michele, di Alessio, che è la mia guida, che chiaramente mi aiuta, affinché riusciamo a ricevere i messaggi. Quindi, ognuno. Nel suo cuore faccio la preghiera che ritiene opportuna. Sono pronta. Facciamo col fruscio, sì, facciamo col fruscio, con la mia vera, partiamo, vediamo chi c'è, che arriva dal ponte. Vediamo un attimo se c'è il contatto. Andiamo, prova 1. Ok, salva. Effetti. Amplifica. Ok. Effetti, cambia tempo. Sono delle piccole operazioni quelle che faccio. Lento, amplifico,
niente di più per rendere più facile per tutti l'ascolto. Adesso le sento con le cuffie perché le cuffie chiaramente mi permettono sempre un ascolto privilegiato e più veloce. Poi vi faccio sentire ovviamente. Allora, qui c'è un'ave mamma, vediamo chi è, ave mamma. Allora, vediamo un attimino se si fa. Un attimino. Ave mamma è un modo di salutare. Volevo dire, se qualcuno si riconosce, chiaramente riconosce le persone che vengono, i nomi, i fatti, me lo scriva. Se non se la sente perché non vuole farlo pubblicamente, magari mi dà una conferma anche nei prossimi giorni. Quel messaggio va bene ugualmente, è solo per una cosa mia personale. Allora, ave mamma. Ave mamma. Ecco, vedete, dal fruscio vengono fuori delle parole. Ave mamma. Ok, questa è la metafonia col fruscio. Ok, vediamo se dice il nome. Allora dice, con te sono sulla torre, come per dire secondo me che è in alto, con te, perché loro parlano in maniera simbolica, detto, che spesso fanno dei riferimenti simbolici, no? Quindi magari possono, vogliono dire con te sono in alto e dicono con te sulla sono sulla torre, oppure veramente sono persone che abitano su una torre, adesso non lo so, adesso vedremo chi ci dà riscontro, con te sono sulla torre. No, devo alzare perché io con le cuffie devo abbassare, con voi devo alzare. Con te sono sulla torre. Sentite? Con te sono sulla torre, quindi vedete, compongono dal mio fruscio le parole. Poi dice, sono sempre bello, sono sempre bello. Però mi devi dire il nome. Sono sempre bello. Faccio sentire. Sono sempre bello. Sono sempre bello. Sentite, che bello. Sono sempre bello. Quindi è sicuramente un figlio questo. Allora dice, aspetta adesso, aspetta, no, aspetta, aspetta solo. Dice, sono con un papà, sono con un papà, ok, sono con un papà. Quindi, oh, sono con un papà. Sentite, sono con... Ok, sono con un papà qua, scusatemi. Ok, sono con un papà, scusatemi. Ok, un attimino. Vediamo, eh. E poi dice papà, secondo me questo figlio è un figlio che ha anche il papà su. Papà ringrazio. Mi puoi dire il tuo nome?
Papà, ringrazio. Perché se no non riusciamo a capire chi sei. Papà, ringrazio. No, qui qua, scusate, mi sono persa, sono andata troppo avanti. No. Eccolo qua, papà, ringrazio. Sentite, papà, ringrazio. Quindi, secondo me, è un figlio col papà. Quindi, se qualcuno di voi ha sia il figlio che il marito nell'altra dimensione, secondo me. Ok? Allora, hai capito, dice, hai capito, ok, perché ho detto c'è qua un figlio col papà e quindi mi sta dicendo sì, che ho capito giusto, sono sulla strada giusta, hai capito, ok, mi dice hai capito, ok, hai capito, hai capito, ok. Poi c'è un Samuele, io ti penso, Samuele, io ti penso. Allora, Samuele, io ti penso, non so se c'è un Samuele in ascolto, Samuele, io ti penso, ho qualcuno a casa, sentite? Samuele, io ti penso. Sentite? Samuele, io ti penso. Quando faccio la metafonia così per tante persone, spesso danno dei messaggi corti, capito? Che sono in tanti, quindi non è che monopolizzano. È successo che hanno monopolizzato il messaggio, ma di solito sanno che sono in tanti, quindi danno dei piccoli messaggi. Il problema è di riuscire a capire quando non danno il nome. Qui è dato il nome già, Samuele, io ti penso. Invece quello di prima era un papà, erano in due, quindi capito? Insomma, erano in due, per me era un figlio col papà. Perché poi mi ha detto hai capito, quindi la confermo. Quindi andiamo avanti. Ecco, qua vedete, dicono qui il bene in Dio, qui il bene in Dio. È quello che vi stavo dicendo prima. Qui il bene in Dio. Spesso parlano di Dio. Ah, qui c'è Cinzia, dice Samuele è mio nipote, il padre mio cognato è partito da poco. Ah, dai, Cinzia. Ah, ecco. Può darsi, perché il padre, perché qui sono figlio e padre. Quindi secondo me Cinzia è il tuo, perché c'è sotto Maria Grazia che dice un Samuele di bambino di 10 anni, ma non ha il papà di un'altra dimensione. Qua c'è anche il papà assieme. Penso che sia proprio di Cinzia, sì, perché Samuele... sì. Eh sì, ok, allora guarda, qui il bene Dio, sentite? Sentite come sentite bene Dio? Qui il bene Dio? Qui il bene Dio? Avete sentito? Quindi spesso parlano di Dio, spesso non parlano di luce, ecco. Luce riferita a Dio, questo che volevo dirvi. Allora, Cinzia dice, sento fortemente che sia lui, è così Cinzia, se lo senti è così, poi veramente sono in due, quindi è difficile non, insomma, col nome, vediamo un attimino, andiamo avanti. Adesso vi faccio, facciamo un altro tracciato.
Allora, file, prova 2, salva, perfetto. Effetti, amplifica. Ok. Io faccio dei valori standard che faccio da tempo, che non sono, diciamo, cioè sono, per me sono così indicativi, poi uno più uno meno di valore non è che cambia il risultato, eh. Ok, allora, vediamo un po'. Cinzia dice che è bello, lo dirò al figlio, sì, diglielo, perché si è dato il messaggio, perché deve arrivare a destinazione, lo sai che siamo con i postini. Allora, andiamo, vediamo un attimino. Qui c'è un ciao papà. Sentiamo se sente bene. Ciao, allora CTRL V, ok? Ciao papà. Vediamo chi è. Ciao papà. Si sente benissimo, faccio sentire. Ciao papà. Sentite come si sente bene. Vediamo un po' chi è. Ciao papà. Un Gio, dice Gio, ciao papà Gio, Gio, ok, Gio, ve lo faccio sentire, Gio, Gio, ok, quindi Gio, Gio, Giovanni, Giorgio, che sa Gio. Allora, poi dice lui è già aperto, quindi veglia tutto. Quindi secondo me questo Joe nella sua vita era già, penso, una persona che spiritualmente era aperto mentalmente, no? Quindi lui veglia tutto, nel senso che sa già tutto, veglia tutto, può fare di più, capito? Perché ha già fatto un processo di crescita spirituale anche sulla terra, quindi quando arriva di là è già più avanti, sa già quello che sta succedendo, sa già quello che va incontro. Ok, quindi vediamo un attimino se c'è attimi dei riscontri, se ci sono, ovviamente. Vediamo un attimino, o sono andata indietro con i ficoni. Si sente molto bene, sì, è vero, si sente benissimo Francesca. Chiarissimo, è vero. Vediamo un attimino, vediamo, lui è già aperto, veglia tutto, ve lo faccio sentire. Anche se non sono vostri, comunque capite, è sempre un insegnamento. Lui è già aperto, veglia tutto. Lui è già aperto. Veglia tutto, ve l'ho spazzato in due. Lui è già aperto, veglia tutto. Veglia tutto. Sentite come si sente bene. Vediamo. C'è un Giuseppe, 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 Giuseppe. Faccio sentire Giuseppe. Giuseppe, ok? Pensate che da un fuscio vengono fuori delle parole, io dico sempre, è una cosa incredibile, incredibile. Allora, aspettiamo, Giuseppe,
Giuseppe, ok, e poi vediamo cosa dice. Allora, dice che Giuseppe era curato, era curato. Avrà un significato per chi l'ha ricevuto. Giuseppe era curato, come per dire che magari è morto in malattia, però è stato curato, quello che voglio dire. Ecco, mio figlio si chiama Giuseppe. Vediamo un pochettino. Allora, Giuseppe era curato. Scusate se non rispondo ai messaggi perché sennò non ce la faccio a far qua, mi distraggo. Curato, ve lo faccio sentire. Curato, quindi probabilmente vuol tranquillizzare qualcuno che è stato fatto tutto il possibile per lui. È stato curato. Giuseppe era curato. Perché probabilmente qualcuno si sta facendo il problema che non ha fatto abbastanza e lui voleva dire invece no, che l'ha curato. Adesso Tiziana sta dicendo: mio padre Giuseppe, l'ho curato io, seguivo io. Ecco, allora se tu pensi, Tiziana, lo sento proprio, sento tutti i brividi. Se tu pensi, Tiziana, che lui non è stato curato abbastanza o non hai fatto abbastanza, toglitelo dalla mente, perché lui ti sta dicendo invece: cura, ero curato, come per dire, non potevi far di più di quello che hai fatto. Ok? Quindi. Ti ringrazio in un certo senso e ti conferma questa cosa. Era curato. Era curato. Vedete come si sente bene? E poi dice: ti voglio bene, ti voglio bene. Ti voglio bene. Quindi vedi, ti ringrazia Tiziana. Sì, credo proprio di sì. Perché non vedo altre scritte in questo senso di persone curate. Ti voglio bene, ascolta Tiziana. Ti voglio bene. Senti, ti voglio bene. Ok, ti voglio bene. Ok. Ascolta, io non, ti posso dire una cosa, Tiziana, ma è la mia curiosità. Lui era allettato e lui ridendo ha detto una parola come per dire che lui col letto si incasinava, tipo che non so, non poteva tirarlo su giri, no? Come dire, era imbranato col letto. Dimmi se è vero questa cosa. Un po' imbranato col letto, come per dire che lui aveva tipo, sai quei letti che sono per le persone che sono malate, che si possono tirare su e giù, magari non capiva come si faceva a tirare su, a tirare giù e questa cosa lo faceva sorridere, capito, pur nella malattia. Adesso confermi se è giusto, perché si sente questa cosa del letto, che è un po' particolare. Volevo una conferma da te per una mia curiosità. Sì. Ok, perché dice che proprio sta guardando, quindi non mi ricordo più come si chiama quella, la mamma di questo, del suo padre, Tiziana era, ecco, Tiziana. Quindi Tiziana, se puoi confermarmi questa cosa del letto. Sì. Perché dice era alto ancora nel letto, era alto ancora nel letto, era alto ancora nel letto. Perché ho quest'idea qua, alto ancora nel letto. Ok, perfetto, faccio sentire. Ah, ecco,
allora per questo si era allettato, non poteva muoversi, aveva il materassino d'aria che si gonfia e si sgonfiava, perché dice era alto ancora nel letto, capito? Quindi probabilmente è vero, si alzava e si sgonfiava, quindi era alto ancora nel letto. Allora, senti Tiziana, era alto ancora nel letto? Ti ringrazio, qua dice, aspetta. Aspetta che dice un'altra cosa qua. No. Dice, il mio letto lo devi ancora tirare. Questa cosa qui deve essere secondo me una cosa simbolica. Il mio letto lo devi ancora tirare. Quindi potrebbe voler dire o che fisicamente il letto ce l'hai ancora lì, in mezzo ai piedi lo sposti da una parte all'altra e ce l'hai ancora lì, capito? Oppure può essere che tu diciamo, tutto quello che hai passato, che hai dovuto sopportare chiaramente della malattia di tuo padre, tutto quello che è il suo percorso di malattia te lo porti dietro, capito? Come se tu tirassi ancora dietro questo letto, no? Tutti i ricordi che hai, perché può essere anche simbolico. Quindi, o fisicamente c'è cioè quel letto che ce l'hai ancora in mezzo ai piedi, quindi avanti e indietro lo tiri, oppure veramente è proprio che tu hai ancora tutto questo dolore di questa malattia che te lo porti dietro, no? E quindi tirarsi il letto, come dire, il posto della malattia che il ricordi, no? Ok, il letto devi ancora tirare, andiamo avanti. Qua, aspettate. E poi ti dice, qua dice studiamo, perché loro di là comunque studiano perché devono continuare a evolversi, ok? Quindi dovendo evolversi studiano sul campo. Ok, Tiziana mi dice sempre, vedi, vedi che ti sta dicendo qualcosa che è nel tuo intimo, perché loro fanno così, sanno quello che noi abbiamo dentro, è così. Studiamo, sentite. Studiamo. Ok, quindi confermano che loro studiano, proseguono la loro evoluzione anche là. Studiamo. Ok. Abbiamo finito questa traccia, ne facciamo un'altra. Adesso per cambiare ve lo faccio con... picchiato contro gli occhiali, salame. Ve lo faccio con la radiolina così vedete anche come si fa con questa. Allora, mettiamo un po'. Come avete potuto vedere, ho girato i canali. Adesso, a differenza del fruscio che non lo giro, questo qui lo rovescio perché è una canzone. Quindi, per non confondere il messaggio con il messaggio che mi danno con il messaggio che arriva, devo rovesciarlo in questo caso. Tiziana mi sta ringraziando. No, non ringraziare me, guarda, io sono proprio uno strumento. Ringrazia il tuo babbo, il tuo papà. Ludovica Calice, sono incredibili carezze dell'anima, bravissima anche lei, brava anche lei, una mamma stupenda. Allora, dunque, allora facciamo prova, allora prova, mettiamo il file, mettiamo il nome così non passiamo al progetto, prova 4. Io cerco di andare veloce e fare più che posso, ovviamente. Intanto che la connessione ci sostiene, allora 5, perfetto. Cambio tempo, 20, perfetto, rovescia, perfetto, 16, va bene, vado, eh.
Allora, CTRL B, si sente un grazie, qua ve lo faccio sentire. Grazie. E questo, sentite la differenza, perché è una canzone che è stata girata. Sentite. Grazie. E poi qui dice amor. Dice io amor, ve lo faccio sentire, io amor, e quindi è qua, io amor, dice due volte, io amor, sentite, io amor, ok, io amor, andiamo avanti. Poi dice agosto, non so se ha qualche riferimento alla sua di partita o al suo compleanno. Agosto, ok. Magari se mi puoi dire il nome. E loro hanno sempre delle volte difficoltà, come se non avessero più dei nomi. Fanno fatica a dire i nomi. Devi insistere delle volte. Ah, agosto. Ok, agosto. Perfetto. Allora dice agosto, allora ribadisce ancora agosto, percorso per la luce, vuol dire che lui è andato ad agosto, è andato nella luce, per la luce. È agosto, percorso per la luce, quindi se qualcuno di voi riconosce che ha perso il carro ad agosto, che è mancato ad agosto, adesso non riesco a vedere i messaggi perché sono tanto, vediamo un attimo, eh. Agosto percorso per la luce, sentite. Oh. Agosto percorso per la luce. Sentite, sente bene luce perché le altre sono. Agosto percorso per la luce, comunque con la cuffia si sente bene. Luce si sente benissimo, questo perché è molto disturbato. E poi dice c'è luce, riconferma c'è luce, sentite. Andrea, dici che la Ludovica, dici che è Andrea? Vediamo un attimino se dice il nome. C'è luce? C'è luce, sentite? Ok, c'è luce, speriamo, speriamo. Ok, vediamo se c'è, mi danno un nome qua. Andrea! 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 Andrea, finalmente ha detto Andrea. Ok, faccio sentire Andrea. Andrea, sentite? Andrea, lo senti lui? Andrea? Ok. Andrea, poi si attacca un'altra cosa, comunque Andrea, è Andrea, in effetti è vero, agosto hai ragione che è vero. Poi c'è un Luciano mi dicono, c'è un Luciano. C'è un Luciano, ve lo faccio sentire. C'è un Luciano. Luciano, ok. Mettiamolo qua. C'è un Luciano. Sentite, c'è un Luciano.
anzi, ciao Luciano, perdonate, non ciao Luciano, ciao Luciano. Ciao Luciano, ciao Luciano, ciao Luciano, non c'è, ciao Luciano. Però si sente bene Luciano. Ok, ciao Luciano. Ti ricordo, dice, ciao Luciano, ti ricordo. Sentite. Io ti ricordo. Io ti ricordo. Ciao Luciano, io ti ricordo. Ok, mio zio si chiama Luciano, Dalise, davvero? Io ti ricordo, io ti ricordo. Quindi ti ricordo, io ti ricordo. Vediamo se dice qualcos'altro, ti ricordo. Ecco, guardate come sono solidali fra loro e dicono bravo, tutti di conforto, capito? Come per dire che sono tutti qua per darci conforto, perché sanno che stiamo tutti attraversando un momento bruttissimo e quindi tutti assieme vogliono darti tutti i messaggi velocemente. Vedete, non sono molto lunghi, ma comunque si fanno riconoscere e sentire in ogni modo. Bravo, tutti di conforto, si fanno i complimenti fra di loro, dici bravo, fatti sentire che ci sei anche tu che gli dai conforto. Bravo, tutti di conforto, ascoltate. Ok, vi faccio sentire. Ah, scusate. Bravi tutti di conforto. Vedete, bravo tutti di conforto. Ok, bellissimo. Andiamo avanti. C'è un Antonio, c'è un Antonio. Sono tantissimi, sono tantissimi. Stasera sono tantissimi. C'è un Antonio. C'è un Antonio. Vedete, io l'ho fatto proprio per aiutare e hanno risposto, capito? Perché in questo momento voglio farsi sentire. Dalis dice: era il fratello di mio padre, io l'ho conosciuto dopo 30, dopo i 30 anni. Che bello. C'è un Antonio. Sentite, vediamo un po'. C'è un Antonio, si sente benissimo. C'è un Antonio, ok. Dice, c'è Antonio, poi si sente, questa è doppia, la faccio sentire ma è difficile per voi, perché dice, do un abbraccio e poi dice le mie idee, come se una persona che aveva tante idee, che una persona che faceva tante cose, no? Do un abbraccio e poi dice le mie idee, quindi se qualcuno riconosce che è una persona vulcanica, ecco, me la immagino così. Dice, c'è Antonio qua, c'è un Antonio qua. C'è un Antonio, quello ho fatto sentire se non sbaglio, c'è un Antonio. Ecco, però questo qua è doppio. Quando è doppio, io sono abituata a concentrarmi prima come posso dirvi, su un suono e poi nella mia mente mi scordino e ascolto quello sotto. Però chiaramente capite che è cioè, difficile, proprio io riesco a farlo. Però non è facile, una persona è impossibile. Ve lo faccio sentire, ma capirete poco. Do un abbraccio alle mie idee perché sono doppie. Infatti, vedete che è difficile da sentire, però. Quindi dice: do un abbraccio e poi sotto sente le mie idee sotto. Do un abbraccio e sotto le mie idee sotto. Ok, va bene. Quindi ho finito questo qui. Diamogli ancora spazio perché sono veramente in tantissimi, ma sono veramente in tanti. Ok, ritorno, adesso vi ho fatto vedere, come si posso dire? Sì, infatti, beh, quando sono uno sopra l'altro, Giovanna, è veramente difficile, non è facile. Gli altri che sono semplici, sono singoli, si sentono meglio. Quelli doppi, li senti bene con la cuffia, e
insomma, non è che si può pretendere che tutto il messaggio sia, capito, chiarissimo. C'è qualche piccolo particolare, purtroppo, delle volte. Dipende anche dalla base che gli metti tu sotto, poi, Però hanno questo vizio ogni tanto che fanno queste cose doppie, oppure ti mettono una parola in inglese o in francese. Ecco, questo. Andiamo avanti, dai. Passiamo. Vediamo un attimino, Vado. Poi il fruscio, diciamo che lo amo di più perché comunque è molto più chiaro, cioè o c'è o non c'è e poi non c'è possibilità di errore, nel senso che è un fruscio, quindi non devi rovesciarlo, qui siamo nel silenzio più assoluto, quello che si sente è il messaggio che è arrivato, senza possibilità di errore. Quando metti una musica sotto, devi, magari metti una musica che è un po' sporca tra virgolette e quindi anche il messaggio può diventare più difficile da capire per chi non è addetto ai lavori ovviamente. Allora amplifichiamo, ok, rallentiamo, ok, poi non rovescio perché è un fruscio, quindi vado su 16, ok, partiamo, vado. Qui dice un cuore bel, allora CTRL B, mettiamoci qua, cuore bel, cuore bello, cuore bel, cuore bel, cuore bel, bellissimo, cuore bel. C'è una Raffaella. Qua Raffaella. Raffaella, qua Raffaella. Faccio sentire. Quindi se qualcuno sente, si riconosce, conosce una Raffaella. Qua Raffaella. Qua Raffaella, senti come sente bene. Qua Raffaella, ok. Cuore, allora dice cuore bel, qua Raffaella. Uno mi dà un riscontro. Ok, vado. Dice gioca elastico, gioca elastico, come se fosse una bambina questa Raffaella, è possibile? Gioca elastico. Carmine dice mia cugina, era una bambina, perché gioca il gioco dell'elastico, mi viene in mente quello che facevo io da bambina, che si faceva con le gambe, che si saltava, era il gioco dell'elastico, si chiamava. Gioca elastico. O forse può essere che tu giochi con l'elastico spesso e ti vede, non lo so, ti faccio sentire. Gioca elastico. Gioca elastico. Ok, è chiarissimo, quindi non si può sbagliare. Gioca elastico. Poi dice c'era la volontà, c'era la volontà, come per dire che forse c'era la volontà di vivere, ma probabilmente è andata via per malattia, c'era la volontà, c'era la volontà, c'era la volontà, sentite? C'era la volontà, c'era la volontà. Faccio un'altra cosa.
Poi dice una frase che probabilmente per farsi riconoscere. Io cenare in corte. Come se fosse una. Io cenare in corte. Io cenare in corte. Vediamo un attimino se qualcuno mi aiuta a capire. Io cenare in corte. Aspettate un attimino. Ecco, c'è un Carmine che mi sta dicendo sì. Ecco, mia cugina, aspettate che vado avanti. Carmine, sì, 10 anni, quindi mi confermi che è una bambina. Cenare in corte, quindi cos'era? Abitavo in una cascina, è un posto che c'è una corte. È stata la tolta. Oh, no, perso il cos'altro. È stata tolta la vita a lei. Io cenare in corte. Perché mi dici cenare in corte? Perché cenavano insieme, era una casa che c'era una corte, c'era una casa che c'era un posto dove mangiavano, come se ricordasse qualcosa. Carmine, è possibile? È venuta Carmen, che bello. Se puoi darmi un riscontro così per capire questo di cenare in corte, te lo faccio sentire comunque, perché deve avere un significato. Io non conoscendo la sua vita, vedi che ho dedotto che è una bambina e tu mi stai confermando che il gioco dell'astico è una cosa dei bambini. Io cenare in corte. Io cenare in corte. Sì, può essere, dice Carmen, lo sta confermando. Forse c'era la volontà. Come per dire che forse chi gli ha fatto del male l'ha fatto volutamente, forse, perché adesso che mi dici questa cosa, questo c'era la volontà, lo leggo così, che c'era proprio la volontà di fargli, non è stata una cosa casuale, capito? È stato proprio premeditato, è stata proprio una cosa purtroppo, ecco, forse vuol dirti questo. Io cenare in corte, quindi mi confermi che è possibile, perfetto, perché è un riferimento un po' particolare, come l'elastico, per farsi riconoscere, ok? Aspetta, io cenare in corte, ok, l'ho fatto sentire.